A questo Dovadese ancora in prima linea per la valorizzazione dei propri prodotti enogastronomici, un nuovo obiettivo promozionale parte dai comuni, dall'Unione Montana, dal Tobbio al Colma e dall'Alto Monferrato all'Eramico, che vogliono far parte dei cosiddetti distretti del cibo. L'iniziativa per la quale si stanno svolgendo i primi incontri costituirebbe una spinta concreta per lo sviluppo economico dei territori aderenti tramite un lavoro in sinergia con sostegni regionali. Oggi, e il Consorzio Gran Monferrato ne è un esempio lampante, un comune non può pensare di puntare allo sviluppo guardando solo il proprio orticello, ma lavorando in concerto con altri e con le istituzioni può arrivare a promuovere le sue eccellenze a 360 gradi. In questo progetto, fra l'altro, potrebbe essere coinvolto parte del territorio dell'entroterra ligure con alcuni comuni del Savonese. La giunta regionale, in merito ai distretti, aveva approvato un nuovo regolamento nel novembre 2020 e chi vuole farne parte deve seguire il relativo iter previsto dal testo unico dell'agricoltura del Piemonte per il riconoscimento. L'obiettivo dei distretti del cibo è anche unire la valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari a quelle del paesaggio rurale, valutando contemporaneamente le offerte produttive, turistiche e culturali, garantendo inoltre la sicurezza alimentare, diminuendo l'impatto ambientale delle produzioni e riducendo lo spreco alimentare. Un progetto inclusivo che va ad aggiungersi al lavoro incisivo che già stanno compiendo tante realtà locali, quali le enoteche, oggi non soltanto punti di riferimento del buon bere, ma che puntano sempre più a fornire un quadro esauriente sull'abbinamento fra vini e cibo. Proprio l'enoteca regionale di Ovada del Monferrato ha proposto nei giorni scorsi un evento nel quale 9 etichette che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento dei 3 bicchieri assegnati dalla guida del Gambero Rosso sono state abbinate a piatti adeguati sotto lo sguardo attento dell'esperto Gianni Fabrizio. A quello che è stato definito pranzo con le stelle hanno preso parte anche personaggi del mondo politico, vitivinicolo e istituzionale.